Ciao a tutti per un nuovo video. Più che altro questo video qui è per farvi dei grossi, grossi auguri, scusate, auguri di buon Natale. Non vedo l'ora di fare questo ultimo video perché non so se riuscirò a farvene uno a fine anno, però vi faccio questo per augurarvi buone, buone feste di Natale. E per farvi vedere quel poco che ho acquistato, perché c'è veramente poco, però l'importante era fare gli auguri a tutti i miei iscritti, a chi mi segue, a chi vede i miei video, farvi ancora auguri, auguri di buon Natale. Quindi partiamo un po' con questa lista, non c'è tantissimo. Partiamo subito con Tex Willer numero 50. Il titolo è Il passato di Cochise, il passato di Cochise, copertina, costina e quarta di copertina con il 51esimo numero che sarà Scalpontes, Scalpontes, spero di averlo letto giusto, eccolo lì, vedete. Vediamo un po' di crediti. Allora, soggetto e sceneggiatura Mauro Boselli, disegni Roberto De Angelis. Copertina Maurizio Dotti, lettere in Luca Corda, bellissima la copertina, guardatevi la copertina di, l'ho detto adesso, già non mi ricordo più, Maurizio Dotti, veramente stupendo, guardate che bella, veramente, veramente stupenda. Vediamo un po' di il frontespizio, eccolo qua, guardate, veramente, veramente bello. C'è sempre qua la rubrica Wanted, la legge è molto molto interessante. Qua si parte subito con le tavole di questo è il passato di Cochise, che io non ho ancora letto, non so di cosa parla. Veramente stupende le tavole, guardate, stupende, stupende, stupende. Queste tavole, veramente belle, guardate, belle tavole. Ma soprattutto per gli auguri. Volevo fargli auguri a tutti i miei iscritti, ancora auguri, auguri, auguri. Grazie ancora ragazzi che mi seguite, grazie mille. Comunque, continuiamo con tavole, guardate che belle, veramente spettacolare. Che belle queste tavole di questo Tex Willer, vedete. Veramente, veramente belle, belle. Guardate, stupende queste tavole, non so di cosa parla, ma vedremo poi. E qui vi faccio vedere ancora vabbè, in quarta di copertina c'è lo speciale Tex Willer, a chi interessa, io l'ho acquistato, l'ho letto, molto interessante. Ve lo consiglio di acquistarlo, una bella storia, mi è piaciuta. E qui invece in quarta di copertina c'è il prossimo numero che uscirà il 18 gennaio, il numero 51, Scalpanters. Non so, non è che lo so leggere molto bene, però a chi interessa. E mettiamo in cascina anche il Tex Willer. Poi passiamo a un altro albo che è Nathan Never numero 379, presenze, io non ho ancora letto niente, quindi non so dirvi niente. Quindi presenze, copertina, costina e quarta di copertina quello speciale di Nathan Never, le stagioni del dolore. Ecco qua, chi interessa. Vediamo un po' di crediti. Allora, soggetto sceneggiatura Beppi Vigna. Disegni Max Bertolini, copertina Sergio Giardo, lettere in Valentina Peirano. Veramente, veramente bella questa copertina di Sergio Giardo, veramente stupenda, bella, bella, bella. Vediamo il frontespizio, come sempre, di Nathan Never. Frontespizio, qua c'è sempre la rubrica Alpha Com, che vi consiglio di leggere, molto interessante. E qua si parte con le prime tavole di questa storia, che sono già molto, molto belle. Che Nathan Never mi piace come lettura, e qui c'è il titolo, vedete, bellissimo questa space page, presenze, veramente spettacolare, guardate che tavole.
bellissime, bellissime. Le tavole sono di Max Bertolini, veramente bravo. Vediamo qualche tavola all'interno. Guardate che spettacolo, veramente ben disegnato. È veramente interessante questo Matanera, guardate che spettacolare. Bello, guardate qua che tavole, stupendo, veramente, veramente stupendo questo Nathan Never, veramente stupendo. Veramente, guardate, veramente spettacolare, veramente bello questo. Belle le tavole, belli i disegni. La storia non so ancora di cosa parla perché non ho letto niente, ma lo leggeremo queste settimane qua. In questa settimana tra Natale e Capodanno leggeremo questi albi, vedremo un po' di cosa parla, di cosa tratta. Vedremo un po'. Non voglio più spoilerarvi niente, vediamo il prossimo numero, che sarà il numero 380. Dal 19 gennaio il titolo è Un nuovo mondo. Ah, in un mondo perfetto. Oh, bellissima anche questa copertina. Mettiamo in cassina anche Nathan Never Identico. Passiamo all'ultimo album che è proprio quello lì, lo speciale numero 33, 128 pagine, prezzo 6,90 euro. Le stagioni del dolore. Ecco qua. Copertina, costina, quarta di copertina con due brussolati da libreria, vedete? E vediamo un po' di crediti. Allora, soggetto e sceneggiatura Davide Rigamonti, disegni Mario Rossi, Emanuele Boccanfuso, Antonella Vicari, Ivan Zoni, lettering Riccardo Riboldi, copertina Sergio Giardo. Veramente bella questa copertina di Sergio Giardo, bellissima. Vediamo un po' di, non so se c'è qualche rubrica, vediamo qua, c'è un po' di rubrica qua forse. Eccoci un po' di rubrica, qua partono subito le tavole di Mario Rossi, Emanuele Boccanfuso, Antonella Vicari e Ivan Zoni. Veramente belle queste tavole. Vediamo un po' di tavole all'interno, guardate che belle. Veramente spettacolari. Questo qui il titolo è Capitolo 1 Primavera. Veramente spettacolare, guardate che tavole, veramente stupende. E poi qua c'è il secondo capitolo, estate, eccolo qua. Un po' di tavole all'interno. Guardate che spettacolo. Veramente ben disegnato. Poi c'è il terzo capitolo, autunno. Vediamo anche qua un po' di tavole all'interno, delle belle tavole. E poi qua, capitolo quarto, inverno, non so se ce ne sono altre, ho un po' di tavole all'interno, che belle, niente spettacolare. Poi finisce, poi in terza di copertina ci sono i due albi, che questo è appena uscito, questo deve uscire,
E in quarta ci sono questi qua. Bene, benissimo. Il prossimo numero, come ho già detto, sarà In un mondo perfetto, il 9 gennaio, che è l'inedito di Nathan Never. Qui si finisce con l'ultimo acquisto di lo speciale di Nathan Never. Mettiamo in cassina. Cosa dirvi, signori? Io come sempre, mi sa che il video sia un po' corto, però vi ringrazio, vi saluto, continuate a iscrivervi al mio canale, vi faccio tantissimi, tantissimi auguri di buon Natale e se non riesco ancora a fare il video già di buon anno, perché non so se ce la farò, se riesco ve lo faccio, questo sono riuscito a farlo, vedo se a fine anno riesco anche a farvi un video, se no vi auguro anche un felice 2023. Io vi ringrazio, vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao.